Courier non è il Courier 2 anni fa, quando vinse a Roma e Parigi per 2 anni di consecutivi, ma è un Courier che indubbiamente non fa più sanguinare la palla, e questo è un termine che mi è stato suggerito da Tiriac, cioè non picchia più con quella violenza e con quella continuità di qualche stagione fa, ma è sempre un giocatore che è il numero 4 del mondo. Dosedel ieri ha sbagliato pochissimo, io non me la sento di poter dire che può addirittura battere il numero 1, gli auguro di fare una buona partita proprio per la qualità di questa seconda semifinale. La prima è stata salvata da Ivanisevic solamente nella seconda parte con un tie break finale abbastanza combattuto, ma Becker dall'alto dei suoi 27 anni indubbiamente è riuscita ad arrivare qui per la prima volta in finale, dopo che in carriera non ha mai ancora vinto un torneo sulla terra battuta. È stato presentato Dosedel, adesso è la volta di Pete Sampras, numero uno del mondo, indiscusso, quest'anno ha perso solamente 2 incontri, pensate, con il marocchino Alami al primo turno del torneo del Qatar, primo torneo della stagione, e con Elting a Filadelfia. Poi ha infilato 25 match consecutivi e si presenta quale grande giocatore da battere. Io ho sempre creduto in Pete Sampras, in questa edizione è maturato molto rispetto agli anni passati, un Pete Sampras che mi sembra che interpreti molto bene il ruolo di numero uno, è ancora molto giovane, è del 71, ma ha la possibilità addirittura di migliorare ancora il suo tennis, è quasi perfetto sulla terra battuta, manca forse di qualche esperienza in più soprattutto nei momenti difficili, come ci diceva giustamente Panatta, non si può sempre tirare i colpi, non si può sempre fare il punto all'avversario, qualche volta bisogna anche attendere, e Pete Sampras forse questo non lo interpreta ancora nel migliore dei modi. Comunque è il giocatore più forte nel circuito, non ci sono dubbi. Adesso contro Dosedel dovrebbe praticamente effettuare una specie di allenamento. Sentiamo la presentazione, l'applauso del pubblico romano al campione del mondo Pete Sampras. Tanto prima che cominci la partita, a me piace parlare con l'avvocato Brunetti, vicepresidente federale, proprio per il problema non tanto tecnico, abbiamo parlato con il presidente Galgani, ma quanto finanziario e economico di questo torneo. Quanto vale questo torneo, Brunetti? Che giro d'affari praticamente presenta e quali sono i margini di miglioramento? Ma io credo che il giro d'affari di quest'anno dovrebbe girarsi intorno ai 25 miliardi nella sua globalità. Ieri direi che nello speciale al TG2 ha detto 20, si è tenuto basso. Possono essere 20, possono essere 25 a seconda di come si vedono certe spese indotte che comunque contribuiscono e servono. Mi pareva che Tiriac addirittura avesse detto 100, ma evidentemente parlare con le cifre è molto diverso da fare materialmente i conti. Per quanto si può migliorare, credo che tutto quello che è fatto bene può essere ancora migliorato, e i margini di miglioramento per il Foro Italico ancora esistono, primo fra tutti il miglioramento dello stadio, cioè la costruzione di quel nuovo stadio di cui abbiamo assolutamente bisogno. Di 12.000 posti si parla? Di 12.000 posti, ecco, cosa potrebbe voler dire aumentare di 3.500 posti la capienza di questo stadio, in modo da poter veramente soddisfare tutte le esigenze che quest'anno sono rimaste notevolmente insoddisfatte. E invece quanto costano i campionati? Ma quanto costano i campionati? Ecco, sì, è una domanda che sembra semplice. Non è facile dirlo. Diciamo che per esempio nel loro complesso almeno 20 miliardi costano. Quindi di qui ci abbiamo indirettamente anche una risposta su quelli che possono essere i margini della manifestazione. C'è da dire che fra l'altro con un torneo che aumenta ogni anno il suo montepremi, se noi non riusciamo a inventare qualche cosa per aumentare le entrate, fra l'altro anche un aumento di capienza di spettatori avrebbe la sua importanza, finirebbe che alla fine il torneo piano piano con gli anni si mangia tutti i suoi margini. Quindi ho visto fuori Mercato Nero biglietti 10 volte il prezzo di costo.
Ma addirittura mi hanno detto che ieri sera vendevano a 30.000 lire un invito per il villaggio, quindi se siamo arrivati a questi livelli vuol che dire nulla con che non c'entra nulla con l'evento tennistico, che è solo per il piacere di inserirsi nell'ambiente. I ground ieri erano venduti 40.000 lire, questo dimostra l'interesse che c'è, ma d'altronde il tabellone supererà le regole dell'anno scorso, mi credo senz'altro di sì, perché viaggiamo su livelli. L'ufficio stampa Beatrice Manzari ci darà i numeri, tutta la presenza del pubblico, quest'anno il tempo è stato da parte del torneo, mi pare. Assolutamente, la prima giornata. Il tabellone del maschile, il torneo è stato incredibile, è stato un successo veramente sotto ogni aspetto. Figuriamoci se un italiano approdasse. Ecco, direi che quest'anno uno è arrivato nei quarti, quest'altr'anno speriamo che... Con un forfè, diciamo, abbandono, Con un forfè abbandono, però con un avversario che aveva già battuto non molto tempo prima, perché Agassi e Gaudenzi e Muster avevano giocato in un torneo precedente e Gaudenzi aveva vinto. Bene, l'arbitro Romano Villotti sta per far iniziare il match. Noi ringraziamo il vicepresidente federale Corrado Brunetti e quindi commentiamo sempre in diretta questa seconda semifinale che vede naturalmente Pete Sampras super favorito nei confronti del ceco Dosedel, meglio dei 3-7. Aspetta Boris Becker nella parte bassa del tabellone. Anche Sampras come Becker naturalmente non ha ancora centrato grandi appuntamenti sulla terra battuta. Infatti dei 26 titoli in carriera ne ha vinti solamente uno sul rosso, 2 anni fa a Kitzbühel, e ha perso una finale ad Atlanta sulla terra battuta che poi in America è verde da Agassi. Ha giocato controvento questo pallonetto da esperto di Coppa America, ma la palla è uscita di un soffio, aveva giocato proprio contro il vento la palla, il pallonetto, puntando la raffica. Sono tutte piccole cose che naturalmente il campione del mondo sa far sue. Siamo 40-15. E siamo 1-0 nel primo gioco. Speriamo che Dosedel abbia un po' la forza, ancora qualche energia per reagire, altrimenti per Sampras è davvero disco verde. Per noi adesso c'è la pubblicità della classifica mondiale, semifinalista a sorpresa nella parte alta del tabellone dopo l'eliminazione di Jim Courier. Il suo approccio rovescio a due mani puntuale e preciso, ieri con questo colpo è riuscito praticamente a disarmare il grande Courier. Da ricordare, penso che sia importante, che Dosedel ha annullato 2 match point al primo turno al francese Bush, praticamente era a casa a vedere il match in televisione e invece è qui a giocare la semifinale sin dal primo turno. Si sa come le grandi imprese
si fanno anche con un po' di fortuna. Ricordo gli 11 match point di Panatta qui a Roma nel 76, dopo che riuscì a eliminare Warwick, l'australiano. Per Dosedel dunque un grandissimo torneo, ha battuto dopo Bush il nostro Canè, quindi Medvedev, l'ucraino, vincitore di Monte Carlo e Amburgo, ma dolorante ad un ginocchio. Ieri sera nel match più spettacolare, forse più bello del torneo, con 1-6-7-3-6-4 Jim Courier, testa di serie numero 3, quarto giocatore al mondo. Non è un giocatore molto appariscente, buona struttura atletica, 1,82 per 74 kg, Slava Dosedel. È destinato a fare un gran bel salto in classifica mondiale per aver battuto un top 10, uno dei primi 10 giocatori al mondo. E con tutti i punti della semifinale i guadagni. Abbiamo già detto che il perdente in semifinale guadagna 120 milioni di lire. Ottenendo 150 punti in classifica più tutti i bonus. Conquistati. Parità. Parità. Lunga questa accelerazione con il dritto, anche Sampras mostra il segno al giudice di serie. Parità, peccato, era molto ben giocato questo dritto. Un giocatore non potente, ma copre molto bene il campo. Amore per Torio di base. Infatti serve sempre tra i 160 e 170 km orari. Il servizio non è un punto di riferimento. Tutt'altro, come vedete. Palla break, Sampras,
parità, anche Sampras praticamente deve un po' studiare e conoscere il suo avversario contro il quale non ha mai giocato, però da queste battute si vede che lo rispetta non solo perché è un semifinalista ma anche perché ha battuto Jim Courier e quindi ha le credenziali giuste per essere preso molto in considerazione, almeno in questo torneo. Questo servizio già due doppi falli al primo turno di battuta e beh, paga lo scotto di giocare contro il numero uno, una partita per lui che rappresenta il top della carriera. Ancora parità. Molti errori, come vedete c'è, siamo ancora nella fase di studio, nella fase interlocutoria. Certo, dopo il grande finale della prima semifinale, adesso è difficile trovare un po' la stessa tensione sin dall'inizio, è anche normale che il match parta un po' sottotono. Fa partire il turbo con il dritto, ottiene il 2-0. Il problema per Dosset è di non lasciare andare via il suo avversario, perché se Sampras non ha pressioni psicologiche allora davvero sono guai. Deve riuscire Dosset di rimanere naturalmente sempre in scia, pronto a sfruttare un primo passo falso. Anche attaccare, vedete le dose del giocatore completo. Quindi si fa il tirino. La classifica non gli rende merito, è numero 51, ma dopo questo torneo certamente entrerà nei primi 35. È la sua prima partecipazione infatti agli internazionali, quindi guadagna solo punti, non deve scaricare nemmeno un punto da Roma. Problemi per Ivanisevic, che l'anno scorso invece è arrivato in finale, ha perso in semi. No.
30-15. Lunga. 30 pari. Giocatore che regala poco, non potente, si muove bene nel campo. Destinato, insomma, a rappresentare un po' una mina vagante del circuito, a mio avviso. Non è giovanissimo, 24 anni, questo dose del... Gran fisico, adesso ha tirato su una palla impossibile. 40-30, guardate dove è andata a finire dopo 5 lunghi passi. Continua Sampras dunque nella sua corsa verso la finale, verso il titolo, dove l'aspetta Boris Becker. Ma il match è ancora non entrato nel vivo. Aspettiamo un po'. Per noi adesso qualche consiglio di pubblicità. Il proprio servizio. Nel primo turno ha commesso ben 2 doppi falli. Questo è terzo. Un po' contratto proprio nel servizio. Colpo, giocato davvero con grandissimo rischio, guardate dove ha tirato dose del questo dritto lungo linea, lasciando partire la spalla e la punta della racchetta, davvero un grandissimo punto per dose del 40-15, sentiremo parlare di questo giocatore. Non ha mai raggiunto una semifinale di un torneo importante, ma sta attraversando certamente un buon momento di forma. Ferma la corsa dunque del campione del mondo Slava Dosedel, tenendo il servizio al quarto gioco. Pete Sampras alla battuta, praticamente non ha nemmeno visto la palla perché la violenza del passante di rovescio
talmente rapida l'esecuzione del rovescio, Dossetela si è portato a rete senza poter contrastare di volée. Non concede neppure un 15 Sampras in questo suo terzo turno di battuta. Situazione di 4-1, appena 23 minuti di gioco. Il 1994 di Sampras è stato davvero fenomenale, perché dopo il passo falso del Qatar a Doha ha vinto il torneo di Sydney battendo Lendl in finale, poi Todd Martin agli Australian Open in 3 set, Philadelphia lo stop con Jaco Elting, e quindi una serie di 25 match consecutivi con le vittorie di Indian Wells, Korda, Lipton, Kevin Biscayne, Agassi, Osaka, Ru, francese Lionel Ru, e poi Chang è battuto in finale agli Open del Giappone. Davvero una serie di successi che gli hanno permesso di consolidare la sua posizione di vertice. Brutto errore, non va segno l'approccio, rovescio due mani. Comunque Dossetel è sempre la tipica espressione prodotto del tennis cecoslovacco. Tantissimi campioni ha prodotto. E dopo quel bel attacco non capisco perché è rimasto a fondo campo, forse non si aspettava che Sampras raggiungesse la palla, si è fatto trovare impreparato, qui Slava Dossetel 0-30. Il match di ieri con Courier è stato lunghissimo e intenso dal punto di vista agonistico. Forse ha lasciato il segno, questi sono segnali proprio di affaticamento, di stanchezza, forse non ha completamente recuperato ancora Dossetel. Va avanti ma ancora una volta non riesce a raggiungere il passante di Sampras, 0-40.
Del dritto segno, 15:40. 15:40, c'è tempo. Di fortuna ci vuole, altrimenti come non c'è partita. 30:40. Cedere di nuovo il servizio dose del Sampras 5-1. Incredibilmente la partita più facile per Sampras proprio in semifinale. Ma bisogna dire che Sampras qui a Roma ha sempre giocato un primo set con grande autorità. Solo con Cesnokov praticamente ha sofferto, perché ha battuto 6-1 Krikstin, 6-3 Correja, 7-6 Cesnokov e 6-3 Gaudenzi. È stata la partita più difficile con Cesnokov da parte di Sampras. Secondo ace. Silenzio per favore. 40-0, sfondina. Seduta a 187 km orari. Eccolo lì. Servizio più veloce di Sampras in questa partita. Mr. Ace, giustamente chiamato dalla stampa americana, con i suoi 100 servizi vincenti, con i quali infiammò Flash in Medo nella finale vinta nel 91, il più giovane vincitore della prova del Grande Slam di Flash in Medo, qui Sampras, questo giocatore di 22 anni, di origine greca. Allenato da Tim Gullickson, quale però non è a Roma, oppure non l'abbiamo visto qui al foro. 6-1 in mezz'ora di gioco. Certo che Dosedel non può fare di più. Non si può chiedere a Dosedel di trovare energie che non ha, visto che le ha spese tutte per battere Courier ieri sera, in un match di 2 ore e mezza circa. Ripeto, uno dei match più belli del torneo. Signori seduti, silenzio per favore. Seduti per cortesia. Non c'è un posto libero. Signori, sedersi per cortesia, i giocatori sono pronti, grazie.
Settimana. Quindici pari il destino. Il suo compito di giocatore con un servizio non eccezionale, ma un buon palleggio, riesce a svolgerlo, ma Sampras quando vuole accelera e mette a segno il punto. Martellanti di Sampras giocati in ogni 40, angolo del campo. 40-15? Non so ad esistere a questa andatura. Già ieri Courier lo ha impegnato per 3 set. Parità. Passante da campione del mondo. La risposta è becca. L'approccio di Dosedel. Andata fuori dal campo di polso, ha dato un'ultima sferzata alla palla. Gran bel punto di Sampras, vantaggio esterno. Parità.
E deve migliorare molto il servizio. Per un giocatore alto 1,82 è un servizio troppo scarico, debole. Serve a 120, 150. Se vuol fare veramente la scalata vertice della classifica. Su Cogliani 24, non ha ancora mai vinto un titolo in carriera. Dosedel è andato una volta in finale l'anno scorso a San Paolo. Con grande difficoltà. Primo tocco, seconda partita, perché Dosedel dunque riesce a fermare la corsa di Sampras, che si è aggiudicato il primo col punteggio di 6-1, 1-0 in favore del cieco nel secondo set. Quattro presenze nei quarti di finale: Dubai, Bologna, San Marino l'anno scorso. E una presenza in semifinale a Nizza mese scorso, battuto dal basco Berasategui, che poi a sua volta superava Courier in finale. A 0 Sampras. No! Mette fuori la volée da buona posizione. 30-15. Siamo 30-15. Anche contro Courier nel primo set Dosedel aveva perso 6-1. Non sa preso un'altra musica, 40-15. Comunque non troviamo un cecoslovacco in finale dell'88, come c'è scritto sulle note dell'ATP, che ricorda che anche Boris Becker è il primo tedesco a raggiungere in finale. Sampras non si fa sorprendere. Uno pari. E siamo uno pari.
E Sampras che conquista il primo 15 di questo terzo gioco? Diciamo appunto giocatore completo, non potente ma rapido e veloce, e tatticamente sa benissimo interpretare il match, è forse la sua dote migliore per questo numero 51 delle classifiche mondiali. Con questo servizio e il palleggio da allenamento certo non può fare grosse cose nei confronti di Sampras, perché l'americano davvero sta giocando in tutta tranquillità dall'alto della sua classe. La punta della racchetta riesce a raggiungere la palla, guardate il pallonetto liftato, via con la slow motion, non è partita. Siamo rimasti tutti fermi come i cavallini della giostra. Incidenti che succedono, stanno facendo un ottimo lavoro da due settimane i nostri tecnici, cameraman, l'esterna Roma. Esterna 1 Roma e esterna Napoli. Anche se non c'è Maradona, va bene lo stesso. ...15:40... ...30:40... Sampras sta conducendo anche questo secondo set, fino a questo momento non c'è storia. Dosedel si limita a palleggiare e a cercare qualche variazione, soprattutto con il suo rovescio a due mani. Sampras è sempre lì che lo controlla agevolmente. Perciò è il momento di mandare la pubblicità. Sampras 6-1-2-1, conduce l'americano con la battuta a disposizione. Ha messo a segno 4 ace fino a questo momento. Tagliando a fettine l'avversario, davvero. Dosedel va avanti più per necessità
permette abbreviare lo scambio. Sta diventando un'esercitazione 40-0 di tiro adesso. Silenzio per cortesia. 40-0. Questa volta non va. 40-15. Più volte abbiamo sottolineato con Panatta come questo giocatore sia davvero una macchina di punti, la facilità con la quale riesce a fare non solo del bel tennis, ma soprattutto a fare punti a tennis. Non è la stessa cosa. Larga, 40-30. E questo è Pete Sampras. Che ripetiamo, quest'anno ha un record personale di 37 vittorie e 2 sole sconfitte. Guardate. Fantasia e la potenza di questo giocatore. Conduce 3 giochi ad 1, 3 guardi. Che gioca con una facilità davvero disarmante. Per adesso non sarebbe il numero 1. Silenzio per cortesia. Scomparso Courier, non credo che Stick riesca assolutamente a tenere la bada. Edberg e Becker vanno a corrente alternata, non vedo possa impensierirlo, io dico nell'arco della stagione. Se domina così sulla terra battuta, figuriamoci sul veloce. È vero che Sampras praticamente qui ha incontrato un solo grande giocatore che è Chesnokov. Ma lo stesso sta dimostrando di aver assimilato un po' lo spirito della terra battuta. Siamo 6-1, 3-1, 15 pari, dose del bravo soldatino, sta marciando verso la sconfitta. Almeno fino a questo momento non c'è stato assolutamente match. Si limita a rimettere dose del quando scatta il turbo, arriva l'errore da parte del giocatore cieco. Quindici-30. Peccato
che davvero Dosedel, ecco, il pubblico avverte la difficoltà di rimanere in campo proprio per un ordine di firma, perché le ultime energie le ha lasciate ieri. Un Courier è veramente scarico. Niente. 4-1, qualche fischio impietoso arriva giù dalle tribune, ma così va un torneo che ha avuto una partecipazione davvero incredibile di campioni. 7 dei primi 10, 14 dei primi 20 giocatori del mondo, poi qualche forfè un po' sospetto come quello di Stich con Becker e di Muster con Gaudenzi. Stick indubbiamente non se l'è sentita di scendere in campo con il suo grande acerrimo nemico, in non perfette condizioni fisiche, è abbandonato, anzi è dato forfè, mentre ha abbandonato Muster sul 4-1, lasciando Gaudenzi via libera. Un Gaudenzi che naturalmente deve far tesoro di questa esperienza della partita con Sampras, nella quale ha giocato un buon secondo set. Seduti per favore. Lo stesso Medvedev, che doveva stare al posto di Dosedel, ha risentito di un dolore al ginocchio, lo stesso operato nei mesi scorsi. E perciò qualche semifinale inevitabilmente non poteva che presentarsi zoppa. Per la diversità dei valori in campo. No! 6-1-4-1 Sampras al servizio. Si gioca da 57 minuti questa seconda partita. Ancora segno con il dritto. Quindi si dà il 15. 15 pari. Siamo sul 30 pari anche per Sampras, è difficile tenere la concentrazione quando non sente assolutamente alcuna pressione da parte dell'avversario. Si sta trasformando in una specie di allenamento. Il pericolo maggiore, appunto, al quale va incontro in questo momento Sampras è quello di abbassare un po' la guardia e prendere sotto gamba il match. Ma è 6-1-4-1. Con il servizio che mette a posto un po' le cose. 187.
Silenzio per cortesia. Quinto ace. Sta provando i colpi. Vantaggio sempre. Finalmente un segno di vita da parte di questo 24enne giocatore. Numero 51. Sampras tra tutti i giocatori che possiedono un servizio così potente, forse tra i meno alti, perché è 1,85, altrimenti Vanisevic, Rossé, Edberg sono tutti più alti di lui. Ciao, 5-1. Conduce 5 giochi a 2, 5-1. Peccato per questa semifinale. Signori seduti, silenzio per cortesia. A senso unico. Gioco continuo, grazie. Silenzio per favore. Con Gasman che non si è persa una battuta. No! Ci pensa Sampras. Concedere il punto all'avversario. Eccolo qua. Primo sul cordoio. Se la ride Dose del resto. Non si può chiedere di più a questo giocatore. Guardate con le braccia aperte. Molto fair play in campo. Felicitare Cristino. No! Presa qui, sì, sì. Rimane ancora in gara Dosedel con questo settimo game. Comunque per lui un torneo più che soddisfacente, perché ha guadagnato 120 milioni di lire, ha ottenuto 150 punti dell'ATP, più tutti i bonus per aver battuto due giocatori del top 10, Courier e Medvedev. Chi si fosse messo solamente ora in visione in ascolto, vediamo che stiamo trasmettendo in diretta qui dalla centrale del Foro Italico la penultima giornata dei campionati internazionali d'Italia.
E Becker ad aver vinto la prima semifinale in 2-7 con Ivanišević. Becker che aspetta Sampras, contro il quale ha perso 4 volte ma ha ottenuto 3 successi, dunque sono pressoché lì sulla stessa posizione, anche se Sampras ha vinto gli ultimi 3 incontri nei confronti del tedesco con la semifinale di Wimbledon l'anno scorso, quale ultimo incontro. Sampras 15-0. E siamo all'epilogo di questa partita che si sta giocando da 1 ora e 6 minuti. Pete Sampras che si appresta a servire il primo dei 3 match point a disposizione. Vince dunque l'incontro 6-1-6-2 per la 7ª volta nella stagione, va dunque in finale, per la sua prima finale qui a Roma. Affronterà Becker nella finale più attesa, giocatore più in forma. Certamente Sampras ha dimostrato di essere migliorato molto sul rosso e domani partirà forse favorito nella corsa al titolo. Adesso vedo che è pronta per l'intervista Ivana Vaccari, sentiamo. Sì, ci avvaliamo sempre della traduzione di Nicola Arzani. Congratulations Pete, domani la terza finale della tua carriera sulla terra battuta e un grande match con Boris Becker. Oggi in pratica un allenamento di lusso per te. Tomorrow is going to be your third career clay court final. A great match against Boris Becker. Today was like you know, a practice for you. Not really a practice. I mean, obviously he has been playing very good tennis. He beat Jim last night, so I was ready. You know, I was ready to play him, and I've never seen him play. I never played him, and today I just got off to a good start. And I think he was a bit nervous today. Ma non veramente. Lui è un buon giocatore, come ha dimostrato ieri battendo Courier in 3 set. E il fatto è che io non l'avevo mai visto giocare, per cui non sapevo cosa aspettarmi. Comunque io oggi ho iniziato molto bene, sono contento di come ho giocato. E domani Becker? What about tomorrow's match against Becker? Boris is obviously playing very good tennis. He's never won a clay court title, and I'm sure he's going to be really ready to, you know, to play me tomorrow. I played him a number of times in the past. It's 3 to 5 set of tennis, so it'll be a little bit of a different match. You know, it'll be a long match probably, and you know, he'll be ready. Beh, Becker, come sapete, non ha mai vinto un titolo sulla terra battuta, per cui sarà ansioso di giocare contro di me domani. Noi abbiamo giocato molte volte in passato, domani sarà una finale 3 su 5, mi aspetto una finale lunga, sarà un match differente rispetto a oggi. Grazie e in bocca al lupo per domani. E beh, Ivana, sì? È stato bello dire che non ha mai vinto un titolo terra battuta, lui ne ha vinto uno solo. Lui ne ha vinto uno solo, sì. Scusa, so che tu hai studiato lingua, ma perché lo chiami Pate? Perché prima sentivo Walt Landers, che era dietro di me ed è il suo accompagnatore in questo torneo romano, che ogni tanto gli urlava vai Pate. Ora non so se sia lui che ha un difetto di pronuncia oppure tra di loro si chiamano così. Solo tra di loro, perché in America lo chiamano Pete, te l'assicuro. Lo so, Landers. Allora chiamiamolo Pete. Benissimo, sarà grazie, fatto. Scusa per il diploma di lingue, ma... Figurati. Grazie. Allora, Becker... Sampras
è la finale di questi 51esimi campionati internazionali, è la finale più bella, è la finale sulla terra battuta, forse una partita nella quale il tedesco può vantare maggior tifo da parte del pubblico romano, ma Sampras a mio avviso è il favorito per la vittoria finale. L'appuntamento, gentili telespettatori, è per domani alle... Che però varrà la pena di vivere per una finale che si pronuncia entusiasmante tra due giocatori di altissimo livello, Boris Becker, tedesco, 26 anni, numero 13 del mondo, e Pete Sampras, 23 anni, statunitense, numero 1 del mondo. Due giocatori che prediligono le superfici veloci, e c'è da dire che quest'anno i campi del Foro Italico sono stati velocizzati ancora, una cosa che ha invogliato i migliori del mondo a essere presenti qui al torneo. Vedremo una finale sicuramente molto bella, con scambi veloci, e date le qualità dei due finalisti, un gioco d'attacco. Né Becker né Sampras difatti sono giocatori da fondo campo. Si gioca al meglio dei 5 set, difficile fare un pronostico, posso aggiungere solo che qui c'è grandissimo entusiasmo, i posti sono tutti esauriti, 8.500 spettatori, e il tifo è equamente diviso tra i due giocatori. È tutto. È tutto anche per questa edizione, arrivederci e buona giornata. Se ne parte così la figlia di Olmeyer, se ne parte l'unica cosa che stava a cuore al vecchio Olmeyer. E lui se ne rimane lì, piantato nella sabbia, a vedere la rovina della sua vita. Peccato però che manchi una riga. Mancano quattro parole, ma cambia tutto. Questa confessione è falsa. Pickwick, ovvero del leggere e dello scrivere, stasera alle 22.50 su Rai 3. Il pomeriggio sportivo di Rai 3 prevede da Roma la telecronaca diretta della finale dei 51esimi campionati internazionali d'Italia di tennis. Telecronisti Giampiero Galeazzi e Ivana Vaccari, regista Nazareno Balani. Seguirà da Arezzo la sintesi del Giro di Toscana di ciclismo. Telecronista Adriano De Zan, regista Umberto Orti. Amici sportivi, buon pomeriggio, benvenuti al Foro Italico per questa giornata di finali. Cominceremo con la finale del singolare maschile, che vede di fronte l'americano Pete Sampras e il tedesco Boris Becker. La finale che forse tutti volevano per qualità tennistica e per statura dei personaggi. Entrambi per la prima volta in finale qui a Roma cercano di far centro sulla terra battuta, superficie questa che non ha mai premiato i due giocatori. Ricordo le tre finali perse da Boris Becker, di cui due a Monte Carlo per mano di Bruguera. Mentre l'americano Pete Sampras nel suo grande palmarès ha un solo successo sulla terra battuta, peraltro ottenuta in altitudine a Kitzbühel, quindi favorito certamente dalla rarefazione dell'ossigeno. Becker è il primo tedesco ad approdare alla finale, quindi può centrare ed entrare nella storia di questo torneo. Sampras può invece aumentare già il suo grande bottino di 6 tornei vinti su 8 ai quali ha partecipato. Vedo che i due giocatori stanno per prepararsi per il palleggio di riscaldamento, quindi c'è tempo, ma per una presentazione più particolareggiata io vorrei sentire se c'è Ivana Vaccari,
Sì, Giampiero. Sì, ecco, nel parterre ci sono grandi personaggi, soprattutto c'è il nuovo allenatore di Nick Bollettieri. Sì. Di Boris Becker. Vedo che sei già d'accordo, io penso che una presentazione fatta da lui sarebbe opportuna. Sì. Mr. Bollettieri, what do you think about this big match, Becker against Sampras? Well, I think it's very fortunate for tennis, for America, Germany, Italy, for the tournament itself, and I think that it's fantastic to have not only two good tennis players, but two great men playing today. Ha detto che crede che sia una grande fortuna per il tennis, per la Germania, per gli Stati Uniti e per l'Italia che ospita questo torneo, avere una finale a questo livello con due grandi giocatori, due grandi campioni a confronto. For Becker it would be maybe the first time the first great occasion to win a tournament on clay. Credo che per Becker sia la prima grande possibilità di vincere sulla terra rossa. Lei crede sarà possibile? You think that he would have this chance? Well, when you play against Sampras, you know, the chances, of course, are a little less because Pete is clearly the number one player of the world. But, you know, Boris getting to the finals and taking each day at a time with a long match today and getting confidence, anything can happen. But to beat Sampras, he'd have to play the best that he can play. Certo, non sarà facile per Boris Becker, lui ha davanti il numero uno del mondo, Sampras. Certo è che in questo torneo Boris ha giocato sempre meglio, ha preso una grande confidenza sia con la superficie che con se stesso, e quindi Sampras per vincere oggi dovrà giocare veramente il suo miglior tennis. Un'ultima domanda, Bollettieri, le percentuali che lei attribuisce di successo all'uno e all'altro? Well, you know, today I sort of just sit here and I say Dijanind, nobody, but I wish them both good luck, but I'm very proud of Boris Becker, and they've done a great job here in running the Italian Open, so good luck to everybody. Ha detto che ovviamente, essendo lui l'allenatore di Boris Becker, non vuole sbilanciarsi in percentuali di successo, comunque augura buona fortuna a tutti e due i giocatori e ovviamente specialmente a Boris Becker. Grazie Bollettieri, a te Giampiero. Bene, grazie così a Ivana Maccari. E adesso ho sentito l'allenatore di Boris Becker, vorrei sentire Adriano Panatta un po' qual è il suo pensiero su questa finale. Ma finalmente c'è una finale tra due giocatori che attaccano, che giocano in avanti, che rischiano, due bellissimi giocatori, e sicuramente sarà uno scontro tra giganti, perché sia Sampras sia Becker amano cercare sempre il punto, cercare la rete, cercare le soluzioni più sofisticate. Non staremo a vedere, come è successo qualche volta negli anni passati, dei lunghissimi scambi da fondo campo, ma vedremo veramente il grande tennis. Ecco Adriano, il fatto che la finale sia sulla distanza dei 5-7, questo può davvero condizionare l'incontro, può presentare un favorito? Ma io credo che la distanza dei 5-7 sia quella che fa vedere veramente chi è il più completo, perché su 2-7 uno può giocare anche bene un'ora e un quarto, un'ora e venti, un'ora e mezza e vincere il match. Qui invece per vincere bisogna sempre giocare bene, sono alti e bassi, c'è più storia del match. Ecco, il 3 su 5 da un po' io credo che i tornei più importanti, quelle finali dei tornei più importanti e la Coppa Davis debbano rimanere 3 su 5. So di una proposta di mettere 2 su 3 anche Coppa Davis, sarebbe un errore gravissimo. Come mentre addirittura nel circuito femminile voglio portare gli incontri a 3 su 5 e Coppa Davis sarebbero limitati. Ma io quelli che vogliono mettere 3 su 5 per età.